Salve a tutti ragazzi, dal vostro bomber Jimmy JF 93, benvenuti nuovamente sul mio canale ragazzi in un nuovo video. Come avrete visto dal titolo, e possiamo dire finalmente, cazzarola, uscirà Mafia 3 il 7 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Mafia 3 sarà ambientato nel 1968 a New Orleans, dove vestiremo i panni di Lincoln Clay. Un ex veterano del Vietnam, sì, ha fatto la guerra, raga, insomma. Come avrete visto nei video che sono girati da un po' di tempo a questa parte, abbiamo intravisto Vito, che è diventato un po' vecchio, raga, con i capelli bianchi. 2K Games ha annunciato ufficialmente che Mafia 3, nuovo capitolo della famosa serie Mafia, sarà disponibile sul mercato appunto a partire dal 7 ottobre. La compagnia ha anche pubblicato un nuovo story trailer di circa 2 minuti dedicato al gioco. Bene, Bombers, parliamo un po' del personaggio, ovvero Lincoln Clay. Ma là finite, porca miseria! Ma è impossibile, raga, e quando registro sempre. Ecco. Non vi rovinate, ragazzi, non vi rovinate, perché vi sposate? Ok, ritorniamo a noi. Allora, il personaggio sarà Lincoln Clay, e adesso che è tornato a New Bordeaux, New Orleans, ma come cavolo, Lincoln deve fare i conti con il suo passato criminale, ecco. Quando la sua famiglia adottiva, ovvero la mafia nera, viene tradita e sterminata dalla mafia italiana, ecco, bellissimo, Lincoln crea una nuova famiglia sulle ceneri di quella che è stata appena distrutta. E così intraprendendo un cammino di redenzione e vendetta per eliminare i responsabili. Quindi, ragazzi, più o meno dobbiamo beccare diversi obiettivi. Sicuramente con l'aiuto di Vito e qualche uomo di fiducia. E Lincoln sarà l'esecutore. Fin quando non si arriva alla fine, è proprio a diretto interessato che ha massacrato la famiglia di Lincoln Clay. Ci saranno scontri armati intensi, combattimenti corpo a corpo e inseguimenti d'auto folli. Quindi, ragazzi, aspettatevi un bel po' di azione, missioni stealth, oppure si può decidere di fare una missione alla Rambo, vai lì, spacchi tutto, non ci lasci niente, raga. Ok, parliamo un po', delle edizioni speciali. La versione standard, Collectors e Deluxe saranno disponibili per PlayStation 4, Xbox One e PC. Coloro che prenotano Mafia 3 possono ricevere i Family Kickback, che include 3 auto esclusive ed armi disponibili fin dal lancio del gioco. Ok, raga, dovete prenotare. Mafia 3 Deluxe Edition, insomma, include il gioco e garantisce l'accesso a contenuti post lancio, quindi dopo il gioco, raga, incluso i season pass. Anche se di online io non ho letto tanto in merito a questo. Comunque, raga, nel percorso vedremo qualcosa. Vediamo se prima che esca il gioco ci svelano qualcosa. La Collector Edition invece garantisce tutti i contenuti presenti nella Deluxe Edition, oltre a un vinile con le musiche originali del gioco, un libro illustrato a collezione, stampe e tanto altro ancora. Quindi, ragazzi, magari vi lascio le immagini delle varie edizioni perché abbiamo trovato un po' di immagini esclusive. Anche se alcune sono della pre-alpha, quindi il gioco non sarà come lo vedete nelle immagini, potrà essere diverso. Il director di Hangar 13, ovvero Aiden Blackman, ha parlato della longevità di gioco che promette tanta rigiocabilità. Oh, questo mi piace, raga, ad esempio missioni secondarie, varie attività per la città, oltre alla storia principale, alle missioni principali. Spero tanto in un DLC, in un contenuto aggiuntivo, perlomeno un'espansione che ci faccia ricordare Mafia 2, anche perché se troviamo Vito qui e non ci sarà un collegamento al passato, magari Joe Barber, dove è andata a finire? Ricordate il finale, magari
ve l'ho posto nel video, così Fatto. vi fate una mezza idea come è andata a Allora, possiamo finire il secondo festeggiare. capitolo. Che dici? Andiamo al Il bordello. lead writer di Vieni Mafia 3, con me, ovvero amico. Bill Arms, scusatemi in inglese, ha svelato nuovi dettagli sul Ok, ci gioco. vediamo Una dopo. delle cose più interessanti del franchise è che ogni gioco è ambientato in un luogo, in un periodo molto specifico. Uno dei motivi per cui abbiamo scelto il Va bene. 1963 Qual perché è è il tema? stato un anno veramente folle, quindi qui parliamo della realtà, ha dichiarato Arms. Bene, ma Quell'anno ha che avuto cazzo una storia succede? Dove parallela a porta la quella gioco? dell'ex veterano vietnam, Scusami, ovvero Lincoln Clay. ma Joe non Raga, viaggiava nella vita. ricordiamo che Mafia 3 sarà disponibile dal 7 ottobre per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Quindi, raga, su console passate tipo Xbox 360, PlayStation 3 non ci sarà. Il direttore creativo Bombers, attenzione a questo, quindi stappatevi bene le orecchie. Aden Blackman, infatti, ha già riferito che il gioco sarà molto longevo e quindi si potranno rigiocare le missioni sicuramente. Ci ha rassicurato dichiarando che molti credono che stiano ignorando quello che è successo in Mafia 2, ma non c'è nulla di più falso. Quindi ecco, io è quello che volevo sentire, Bombs. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate su Mafia 3. Sicuramente non ci sarà nessun accenno di Mafia 2 nel capitolo 3, nella storia principale di Lincoln, ma sicuramente è un contenuto aggiuntivo o perlomeno verso la fine oppure nell'intermezzo della storia. Dal punto di vista narrativo, il prossimo titolo risponderà a molte domande sollevate proprio da Mafia 2. Oh, qui possiamo stappare lo champagne, miei cari amici. Mi raccomando, se vi siete persi il gameplay di Mafia 2, potete trovarlo anche sul mio canale. Vi lascio i link degli episodi. Potete fare tutto quello che volete, condividere, lasciare un commento, un mi piace, potete iscrivervi al mio canale se vi piacciono i miei video. Allora ragazzi, ultima chicca e poi possiamo salutarci, anche perché vi ho mostrato qualche immagine nel frattempo, qualche video. Avremo più informazioni più in avanti, faremo un video dettagliato su Mafia 3, ma dovete sapere che io l'ho già prenotato per PlayStation 4. Uno degli elementi che verranno più evidenziati in questo gioco è il razzismo tipico di quel periodo storico. È naturale, raga, nel 1968 se ne potevano vedere di tutti i colori, tipo l'arcobaleno, no? E vabbè, raga, la polizia sarà uguale a quella del 1968 nella realtà, quindi cercherà di schiacciarci come se fosse un martello. Allora, quindi ogni tipo di infrazione, magari ti becchi con uno fuori da un bar a legnate, arriva la polizia e te ne dà tante di quelle che ti manda all'ospedale. Quindi, miei cari amici, io non vedo l'ora che arrivi il 7 ottobre 2016 per giocare Mafia 3. Naturalmente faremo il gameplay sul mio canale. Se vi è piaciuto il trailer, questi video che girano sul web, lasciate un like, un commento, una vostra opinione sul gioco. Se vi siete persi i gameplay di Mafia 2, potete ritrovarli sul mio canale, ragazzi. Ci becchiamo alla prossima dal vostro Bomber. Ciao, bella raga!